Non era opportuno che si chiamasse guerra. Il regolamento linguistico suggeriva in modo calzante la voce aggressione, a cui noi, strano a dirsi, non eravamo preparati affatto, poiché non sapevamo quello che volevamo, non ci siamo sforzati di sondare veramente l'intenzione dei greci. Dico noi, dopo molti anni di nuovo noi, nella sventura ho accettato di nuovo i miei genitori. Allora, quando la flotta greca si stagliò all'orizzonte, spettacolo terrificante, quando i nostri cuori si inabissarono, quando i nostri giovani, protetti solo dallo scudo di cuoio, ridendo andarono incontro al nemico a morte certa. Allora fervidamente ho maledetto tutti, tutti quelli che ne portavano la responsabilità. Una cinta difensiva, una linea avanzata protetta da un argine, fossati, niente di tutto ciò. Davvero, io non ero uno stratega, ma tutti poterono vedere che i nostri guerrieri furono spinti verso il nemico sulla riva bassa in modo che ne facesse strage di quell'immagine. Non sono riuscita a liberarmi mai più. E poi, il primo giorno, mio fratello Troilo. Mi sono sforzata sempre di cancellare dalla memoria il modo in cui venne a morte. Eppure niente di tutta questa guerra si è inciso in maniera più tagliente. Ancora adesso, poco prima che anche di me si faccia macello e che la paura, la paura, la paura, la paura mi costringa a pensare, ancora adesso ricordo ogni maledetto dettaglio della morte del fratello Troilo e per quel che mi riguarda non sarebbero stati necessari altri morti nel corso di tutta questa guerra. Fiera, devota al re, audace, fidando nel giuramento di Ettore che nessun greco avrebbe messo piede sul nostro litorale, rimasi nel tempio di Apollo davanti alla città, dal quale si guardava fino alla costa. Si guardava, penso, ma si direbbe si guarda. Il tempio è stato risparmiato. Nessun greco violò il santuario di Apollo. Chiunque si trovi ancora in quel luogo vede coperta di rottami, cadaveri, arnesi di guerra, la costa che un tempo Troia dominava e se si volta vede la città distrutta. Cibele, aiuto. Marpessa dorme. I bambini dormono. Cibele, aiuto. Allora cominciò quello che poi divenne consuetudine. Stavo lì ritta e vedevo, stavo lì ritta, quando gli altri sacerdoti, tra loro pantò, scapparono da Troia in preda al panico. Quando Erofila, la vecchia inflessibile sacerdotessa dalle guance di cuoio, per l'orrore si rifugiò nel luogo più riposto del tempio. Io stavo lì, ritta, e vidi come il fratello Ettore, nuvola scura, nel suo farsetto di cuoio, abbatteva i primi greci che arrivavano dalle navi a guado per l'acqua bassa, cercando di raggiungere la costa di Troia. I miei troiani fecero strage anche di quelli che seguirono. Era destinato che Ettore avesse ragione? Vidi stramazzare a terra, senza suono e lontano, quanto basta, le marionette umane. Nel mio cuore neanche una scintilla di trionfo, però poi l'ho visto, ebbe inizio qualcosa di ben diverso. Un reparto di greci, serrati gli uni agli altri,
muniti di corazze e di scudi tutti intorno, come una parete ben connessa, si precipitò a terra, simile a un unico organismo, con teste e arti, tra urla mai sentite. Quelli che si trovavano alle estremità furono ammazzati subito, così era il progetto, dai troiani ormai sfiniti. Quelli del centro ammazzarono un numero fin troppo elevato dei nostri. Il nucleo, così doveva essere, raggiunse la riva e con esso il nucleo del nucleo, l'eroe greco Achille. Anche se fossero caduti tutti, quello doveva cavarsela. E infatti se la cavò. Così si fa, mi sentii dire febbrilmente a me stessa. Tutti per uno. E ora che cosa? Astutamente non fu lui ad avventarsi su Ettore, di cui si incaricarono gli altri greci. Si prese invece il fratello Troilo, che fu sospinto verso di lui da gente ben ammaestrata, come la selvaggina verso il cacciatore. Così si fa. Il cuore cominciò a martellarmi. Troilo se ne stette fermo, fronteggiò l'avversario, combatté. E certamente secondo le regole, così come aveva imparato, quando nobili combattono con nobili. Si attenne fedelmente alle leggi del gareggiare in battaglia in cui eccelleva fin dall'infanzia. Troilo! Tremavo. Conoscevo in anticipo ogni suo passo, ogni torsione del collo, ogni figura descritta dal suo corpo, ma Achille, la bestia, non accolse l'offerta del fanciullo, forse non la capì. Achille sollevò alto sulla testa la spada che impugnava con tutte e due le mani e la fece piombare come un fulmine sul fratello. Tutte le regole caddero in polvere per sempre. Così si fa. Troilo, il fratello, cadde. Achille, la bestia, gli fu sopra. Non volevo crederci. Ci credetti subito. E in quell'occasione, come già altre volte, provai disgusto di me. Se vedevo bene, lo stava strozzando quando ormai era a terra. Accadeva qualcosa che andava al di là della mia, della nostra immaginazione. Chi era in grado di vedere fin dal primo giorno vide. Perderemo questa guerra. Quella volta non urlai, non divenni pazza, restai ferma. Spezzai senza accorgermene la coppa d'argilla nella mano. Il peggio doveva ancora venire. Deve ancora venire. Troilo, armato alla leggera, si risollevò, si strappò dalle mani di Achille e corse. Oh, dei, come riuscì a correre? Dapprima senza meta, poi gesticolai, urlai, trovò la direzione, corse verso di me, corse verso il tempio. Salvo. Perderemo la guerra, ma quel fratello che in quel momento mi parve il più caro era salvo. Gli corsi incontro. Lo afferrai per un braccio, lo trascinai dentro, rantolante, sul punto di stramazzare. Fin nel luogo più riposto del tempio, davanti al simulacro del Dio, dove era al sicuro, intanto si avvicinava, trafelato e ansante Achille, di cui non era più necessario far conto. Al fratello che respirava con difficoltà, dovetti slacciare l'elmo, slegare la corazza con l'aiuto di Erofila, la vecchia sacerdotessa, che né prima né dopo di allora vidi più piangere. Le mani mi tremavano. Chi vive non è perduto. Non è perduto neanche per me. Ti curerò, fratello, ti amerò. Finalmente imparerò a conoscerti. Briseide sarà contenta, gli dissi all'orecchio. Poi venne Achille, la bestia. L'ingresso dell'assassino nel tempio, che mi oscurò quando lui si fermò sull'entrata. Che cosa voleva quell'uomo? Che cercava armato lì nel tempio? Il più terrificante degli attimi. Lo sapevo già. Poi rise. Mi si rizzarono i capelli in testa e negli occhi di mio fratello apparve il terrore allo stato puro.
Mi gettai su di lui e fui sbattuta via come se fossi fatta di niente. In qual modo il nemico si accostò al fratello? Da assassino? Da seduttore? Era possibile dunque una cosa simile? Voglia omicida e voglia d'amore in un solo uomo? Poteva essere tollerato ciò tra esseri umani? Lo sguardo fisso della vittima. L'approssimarsi oscillante e cadenzato del persecutore che ora vedevo di schiena, una bestia lasciva, la quale prese Troilo, il fratello, per le spalle, lo accarezzò, l'inerme a cui io sventurata avevo tolto la corazza, lo palpò, ridendo, il tutto ridendo, lo afferrò al collo, lo strinse alla gola. La tozza mano pelosa dalle dita corte alla gola del fratello che premeva, premeva, io attaccata al braccio dell'assassino dove i tracciati delle vene avevano il rilievo delle corde. Gli occhi del fratello che uscivano dalle orbite e la voglia sul viso di Achille, la nuda, terrificante voglia maschile. Se questo è possibile, può accadere qualunque cosa. Si fece un silenzio di tomba. Fui scrollata via. Non provai nulla. Ed ecco il nemico, il mostro, sollevare la spada al cospetto della statua di Apollo e mozzare il capo di mio fratello dal tronco. Ed ecco il sangue umano sprizzare sull'altare. Come di solito sprizza sangue dal tronco delle nostre vittime sacrificali. Troilo, la vittima, il macellaio, ululando per orrende voglie, si diede alla fuga. Achille, la bestia, io, per molto tempo, priva d'ogni sentimento. Poi il contatto, una mano. Mi si poggiò sulla guancia, la quale per la prima volta nella vita si sentì davvero bene. E uno sguardo che riconobbi. Enea, tutto quello che c'era stato prima non fu che vago sentore, anelito, insignificante. Enea era la realtà, e fedele alla realtà, maniaca della realtà, mi ci volle attaccare. Per ora. Non potevo far niente lì. Se ne andava, disse. Va, dissi. Ah, sapeva sparire. Non lo chiamai, non lo seguì e non chiesi di lui. Si disse che era sulle montagne. Qualcuno storse la bocca con disprezzo, non lo difesi, non ne parlai. Con ogni fibra del corpo e dell'anima fui accanto a lui. Sono accanto a lui. Enea. Vivi, non rinuncio al sostegno che sei per me. Alla fine non mi hai capita. In preda alla collera hai anche gettato in mare l'anello a serpente. Ma non siamo ancora arrivati a quel punto. La conversazione con te viene dopo, quando mi sarà necessaria. Sì, mi sarà necessaria. Insistetti per essere ascoltata in consiglio come testimone della morte di Troilo. Pretesi che si ponesse fine alla guerra subito. E come? Mi chiesero gli uomini sconcertati. Io risposi, dicendo la verità su Elena, sacrificando oro e merci e quel che vogliono, purché si ritirino, purché si allontani l'alito pestilenziale della loro presenza. Ammettere quel che essi reclameranno, che paride quando rapì Elena, violò gravemente ciò che noi, per noi tutti è sacro, il diritto di ospitalità. I greci non possono non considerare quell'azione una grave rapina e un grave tradimento. Alle mogli, ai figli, agli schiavi, raccontano a questo modo quel che ha fatto Paride e hanno ragione, mettete fine
questa guerra. Uomini attempati divennero mortalmente pallidi. E Matta udì bisbigliare. Ora sì che è matta. E re Priamo, il padre, si sollevò lentamente, terribile a vedersi, e poi urlò, come nessuno lo udì mai urlare. Sua figlia! Lei, tra tutti doveva essere lei che lì nel consiglio di Troia parlava in favore dei nemici, invece di parlare chiaramente, pubblicamente e ad alta voce, lì e nel tempio e anche al mercato, in favore di Troia. Ho parlato in favore di Troia, padre, replicai sommessamente. Non riuscì. Riuscì, proprio non riuscì a soffocare un tremore. Il re agitò i pugni gridando. Avevo dunque dimenticato così presto la morte del fratello Troilo? Fuori di qui costei, non è più mia figlia. Di nuovo le mani, l'odore della paura, fui condotta via. Nel consiglio si era inoltre discusso, mi raccontò Pantò, del responso dell'oracolo che circolava per le strade di Troia. Troia avrebbe potuto vincere la guerra solo quando Troilo avesse compiuto 20 anni. Ora tutti sapevano che Troilo aveva 17 anni quando era caduto. Calcante il veggente, Calcante il traditore, stava dietro a quella voce. Affermò Eumelo. Allora io, mi disse Pantò, proposi semplicemente di dichiarare Troilo, dopo la sua morte, 20enne per decreto. Ed Eumelo aggiunse che chiunque continuasse ad affermare che Troilo aveva solo 17 anni quando Achille lo aveva ucciso, doveva essere punito. Io dissi, dovreste punire me per prima. Ebbene, disse Pantò, perché no, Cassandra? Allora per la prima volta ho sentito un soffio gelido. Ma re Priamo ha opposto resistenza. No, aveva detto, oltraggiare ancora il figlio morto con delle menzogne? No, senza di lui piuttosto. Ci sono stati tempi, e io li conobbi, in cui i morti, almeno da noi, erano sacri. I nostri tempi non hanno rispettato né i vivi né i morti. Per capire quei tempi mi ci volle un po'. Essi erano già nella fortezza prima che arrivasse l'avversario. Si insinuarono non so come, in ogni fenditura. Da noi presero il nome di Eumelo. Così semplificavo troppo le cose, mi ammaestrò Pantocle, il greco. Mi era diventato insopportabile il suo modo di celarsi dietro opachi ammaestramenti, ma non ero nei suoi panni, quelli di un greco. Una volta gli chiesi furiosa se pensava che lo avrei denunziato a Eumelo. Come posso saperlo? Chiese. E sorrise. Del resto, di che cosa mi potresti accusare? Lo sapevamo tutti e due, e Eumelo faceva a meno delle ragioni. Naturalmente, anni dopo, ha avuto Pantò, servendosi delle donne. Cieca, cieca sono stata a non vedere, dietro il suo gioco, la paura. L'autoaccusa non basta, visto che non c'è più tempo. Devo invece chiedermi che cosa mi ha reso cieca. È umiliante aver creduto fermamente che la risposta si trovasse già da tempo bella e pronta dentro di me. Mi dicono di scendere. L'intreccio di rami di salice su cui seggo è duro. Una consolazione. Questi salici sono cresciuti presso il nostro fiume, lo Scamandro. Là dove mi portò Enone l'autunno dopo l'inizio della guerra per prendere rami di salice, da quelli dovevo ricavare il mio giaciglio.
Uccidono il desiderio, disse Enone seria. Mi manda Ecuba. Arisbe disse. Arisbe, che cosa sapeva quella donna di me? Poiché Paride era lontano, anche lei, dice Enone, ha dormito sui rami di Salice tutti questi mesi. Non pronunciò mai il nome di Enea. Ascoltai distratta il suo avvilito lamentarsi di Paride che la straniera aveva guastato. Che intenzioni aveva Arisbe nei miei confronti? Voleva mettermi in guardia? Punirmi? Piangendo di rabbia giacevo sui salici. Non erano d'aiuto. Mi struggevo d'amore in modo insopportabile. Uno struggimento che soltanto una persona avrebbe potuto quietare. I miei sogni non lasciavano dubbi in proposito. Una volta mi presi nel letto come più o meno ci si aspettava da me, un giovanissimo sacerdote che istruivo e che mi venerava. Spensi il suo ardore, ma restai fredda e sognai Enea. Cominciai a fare attenzione al mio corpo, che chi lo avrebbe pensato si lasciava governare dai sogni. Ancora per due volte ora mi viene in mente. Ebbi a che fare col salice. Quando sedevo sola sulla cesta, intrecciata anche quella con rami di salice così fittamente che un raggio di luce a stento si apriva la strada fino a me, e poi dopo, quando le donne e io con loro disponevamo nelle caverne porcellini su verghe di salice per cibele, allora mi ero già sbarazzata degli dèi. Il salice, mio ultimo sedile. Senza che me ne accorgessi, la mia mano ha cominciato a districare un sottile vincastro dall'intreccio. È lento, ma si muove appena. Voglio continuare con più attenzione adesso a tirarlo e scrollarlo. Voglio liberarlo. Voglio portarlo con me quando dovrò scendere.